Antichi palazzi, chiese e piazze sono oggi la testimonianza di un passato d'arte e cultura in una delle città tra le più vivibili del mondo. Inizia così il nostro viaggio a Todi, città natale del frate e poeta Jacopone. Il nostro comune è un comune che è situato al centro dell'Umbria, quindi siamo proprio al centro dell'Italia. È molto facile raggiungerlo, siamo a un'ora da Roma, a un'ora da Firenze, c'è una strada che è l'E45 che arriva addirittura in Lituania, è una delle grandi strade europee e quindi è facilmente raggiungibile. O altrimenti con i mezzi pubblici che possono essere treni, pullman, insomma l'Umbria è molto piccola, è facile da girare, è consigliabile girarla addirittura in bicicletta, moltissimi sono turisti che vengono in bicicletta. Noi cerchiamo da sempre di attrarre una forma di turismo che è un po' lontana dal mordi e fuggi e quindi noi abbiamo tante strutture che sono ex alberghiere che una volta erano agriturismi molto più semplici, adesso invece hanno tutti la loro spa, insomma hanno qualificato la loro offerta e quindi questo è il nostro target e questo è il tipo di turismo che viene da noi, che non toglie che abbiamo pullman tutti i giorni di gente che passa per una visita veloce. Però insomma no, noi puntiamo su un turismo che rimanga qua a godere delle bellezze, del nostro cibo, delle nostre zone. Insomma è un'offerta che va cercando di allungare il periodo di permanenza. Storia e mito si fondono nel racconto sulle origini della città. Tutto ebbe inizio in un tempo antico, come narrato da un'antichissima leggenda. È una leggenda molto affascinante e anche accattivante, direi, perché riguarda questo gruppo di Umbri, che è la popolazione che poi abitava il nostro territorio, i quali avevano deciso di fondare la loro città lungo le rive del Tevere. Durante la pausa pranzo, dopo aver apparecchiato e imbandito la tavola, improvvisamente dal cielo spunta un'aquila bianca che con gli artigli afferra la tovaglia e la va a depositare sulla sommità del colle. Questo avvenimento viene preso dai nostri mitici fondatori come un monito degli dei che indicavano il posto dove si sarebbe dovuta costruire la città, quindi sulla sommità del colle e non nella pianura lungo il Tevere. Questa è la leggenda da cui poi scaturisce anche la giustificazione dello stemma della città di Todi, che è questa maestosa aquila bianca che però ha una caratteristica, cioè tiene ancora tra gli artigli la tovaglia che imbandiva la tavola. Successivamente, quando il comune di Todi inizia a espandersi e conquista le città di Terni e Amelia, a rappresentare simbolicamente questa soggezione vengono posti sotto le ali dell'aquila due aquilotti neri che raffigurano appunto Terni e Amelia. Todi vanta una storia ultramillenaria e quindi ci sono tantissimi spazi bellissimi da visitare, veramente accattivanti, che abbracciano tutte le epoche storiche, appunto, dai Romani al Medioevo, agli antichi Etruschi e agli Umbri. La sede della città, la culla principale, è Piazza del Popolo, veramente un salotto meraviglioso, contornato da palazzi storici, da Palazzo del Capitano e del Popolo, da Palazzo dei Priori, dalla nostra cattedrale e da altri palazzi cinquecenteschi bellissimi. Quindi credo che chi viene a Todi può sicuramente vedere tantissimi monumenti, tantissimi spazi culturali e capire qual è stata la storia di Todi e quanto sia importante la nostra tradizione a livello nazionale ed internazionale. Dalla piazza, cuore del centro urbano, si diramano le strade e i bellissimi vicoli all'interno della città medievale, visitabile grazie al sistema museale cittadino estremamente articolato, che svela la città al turista in tutte le sue caratteristiche. Assolutamente consigliabile è una visita all'interno delle suggestive cisterne.
Mirabile esempio d'arte idraulica dei Romani, che dopo aver riorganizzato l'assetto urbano, progettarono e realizzarono un sistema di condotte, cisterne e cunicoli per drenare l'acqua. Visitando le sale divise per sezioni del Museo Comunale, entriamo in contatto con la storia della città. Dalla sezione storica passiamo alla sala dedicata ai santi protettori Cassiano, Callisto, Degna e Romana, che in un'antica pala presentano la città di Todi su un piatto. Passiamo poi alla sezione archeologica, a quella numismatica, per continuare verso quella dei tessuti e la pinacoteca. Un patrimonio d'arte di grandissimo valore, raccolto intorno ad alcuni pezzi di particolare valore. Il Museo Comunale accoglie tantissime opere, ognuna con una sua specificità, però ecco, come punti di riferimento abbiamo il modellino ligneo della Consolazione, che fa parte di tutta quella serie di modellini lignei che vennero fatti nel Rinascimento. Penso il più importante è quello che si trova a San Pietro, proprio per la costruzione della chiesa di San Pietro, che servivano come punto di riferimento per gli architetti e per non perdere di vista il progetto originario della chiesa. Quindi qui abbiamo una sorta di Consolazione in miniatura che è stata utilissima, perché pensiamo che la costruzione della chiesa è durata 100 anni, più o meno, 1508-1608. Quindi in questi 100 anni si sono succeduti importantissimi architetti che però hanno avuto come riferimento proprio questo modellino. La Pinacoteca ha come tesoro l'incoronazione della Vergine di Giovanni di Pietro, detto lo Spagna. È un'opera del 1511 che si rifà a tutta la tradizione raffaellesca, peruginesca, e che ha soprattutto come modello una pala del ghirlandaio conservata al Museo di Palazzo Eroli a Narni. L'altro pezzo, sicuramente il più importante, ma che noi abbiamo qui in copia perché l'originale si trova ai Musei Vaticani, è il famoso Marte di Todi, che è sicuramente il migliore esempio di statuaria bronzea di età etrusca. Fu trovato a Todi nella prima metà dell'Ottocento e l'originale adesso si trova al centro di una stanza molto importante dei Musei Vaticani. Dal museo poi il turista potrà iniziare un percorso cittadino andando a visitare gli spazi aperti. Penso alla chiesa di San Fortunato, una delle chiese gotiche più belle del centro Italia, dove poi potrà salire sulla sommità del campanile e da lì rendersi conto della bellezza, della magnificenza della nostra campagna. Si potrà arricchire gli occhi di questo bellissimo verde, che è il verde dell'Umbria, che è la nostra matrice. San Fortunato è il principale santo protettore della città, a cui è dedicata l'omonima basilica, in cui sono custodite le tombe degli altri santi protettori della città. La facciata, con un bellissimo portale tardo gotico, lascia spazio all'interno dall'austera sobrietà. 13 cappelle si aprono lateralmente. In una di queste l'unico affresco in terra umbra di Masolino da Panicale e subito dopo, completamente affrescata, la cappella di San Francesco. Nella cripta le tombe dei santi protettori affiancano quella di Jacopone da Todi, una delle figure più controverse e note del panorama italiano, clericale e letterario, di tutti i tempi.
Tappa successiva è il monastero quattrocentesco delle Lucrezie. Dal suo chiostro, circondato dal verde delle campagne, scorgiamo il convento di Montesanto. Nel monastero delle Lucrezie poi troviamo appunto il museo lapidario, dove sono stati collocati i pezzi lapidei più importanti della città di Todi, e quindi potrà ripercorrere le vicende di una Todi umbra, di una Todi romana, ma anche di una Todi rinascimentale e barocca, in quanto poi sono stati portati lì anche stemmi del Cinquecento, iscrizioni del Settecento. Dal cuore della città ci spostiamo al di fuori della cortina muraria, ove sorge il bellissimo Tempio della Consolazione, uno degli edifici più affascinanti di Todi. Tra i più significativi esempi di edifici a pianta centrale di tutto il Rinascimento, il progetto originario ne lega la paternità a uno dei più illustri architetti dell'epoca, Donato Bramante. La sua costruzione cominciò nel 1508, per concludersi dopo 100 anni. L'edificio è a pianta centrale, a forma di croce greca. Dalla terrazza si solleva una grande cupola a tamburo che corona con la sua lanterna l'intero edificio, alto più di 60 metri. Il progetto ricorda da vicino quello originale della Basilica di San Pietro a Roma. Date le minori dimensioni, è facile capire come mai il progetto di Todi andò in porto più facilmente di quello di San Pietro. Poco lontano si aprono due delle molteplici frazioni cittadine. Dal borgo di Pontecuti, in cui casette in mattoni si stagliano addossate l'una all'altra al di là del ponte, ci spostiamo in quella di Montenero. Qui, un lungo viale alberato scorre sino alla piazza del borgo, con il palazzo signorile fortificato, simbolo dell'antico feudo della famiglia Lamberti di Todi. Noi abbiamo 3-4 eventi che sono molto importanti, e sono ormai 32 anni che c'è questo festival, ed è il festival più longevo del teatro italiano. Puntiamo molto su queste stagioni. Tutti gli artisti più importanti italiani sono passati da Todi, e capite che 32 anni significa che chi a 32 anni fa ha cominciato a fare le prime prove a 20-25 anni, oggi è nel pieno della carriera. Il direttore è Eugenio Guarducci, per il terzo anno consecutivo, sta facendo un ottimo lavoro. È un momento di grande felicità per la città, tutta la città è coinvolta, quindi siamo davvero contenti. Il Todi Festival nasce nel 1987 da un'idea brillante di Silvano Spada, il primo direttore artistico, in collaborazione con il dottor Siciliano e le amministrazioni dell'epoca. La città è viva, il turismo ne ha beneficiato, e credo che il dovere di noi amministratori, e per me assessore alla cultura è davvero un piacere, sia quello di mantenerlo vivo il più possibile e saperlo trasformare in base alle necessità del tempo. Cuore della manifestazione è il bellissimo teatro comunale. Un pregevolissimo soffitto affrescato ricopre la sala interna, progettata come l'intero stabile dall'architetto Gatteschi, inaugurato nel 1876 e, dopo alterne vicende e un periodo di chiusura, riaperto al pubblico dal 92. Dovete venire a Todi perché, a nostro giudizio, è uno dei posti più belli del mondo. Si mangia da Dio, si beve in maniera straordinaria, c'è la possibilità di vivere un'atmosfera sana, non abbiamo nessun tipo di inquinamento, è un posto veramente miracolato. Non a caso, quasi 30 anni fa, è stata definita la città più vivibile del mondo, perché a Todi si vive davvero bene, e quindi chi viene si innamora. La mia famiglia è venuta qui nel 1276 ed è rimasta qui. Quindi ve lo auguro a tutti. Venite a Todi e innamoratevi della nostra città. Todi è la città delle architetture antiche e delle sperimentazioni dell'arte contemporanea. È il luogo della storia e della musica. È il luogo della grande bellezza declinata nelle sue mille forme.